Il 2022 è stato segnato sicuramente da dati positivi, non ci dobbiamo però dimenticare che abbiamo avuto 3 mesi di chiusura, cioè non è un anno completo. I dati sono confortanti, il trend è positivo, ovviamente gli alberghi in questo momento soffrono di 2 anni pieni di chiusure, quindi con bilanci e con molto in grande sofferenza, e stanno anche guardando agli investimenti futuri con molta prudenza. Anche nel caso del PNRR noi auspichiamo una revisione robusta sugli aiuti dati appunto alle imprese alberghiere e al turismo in generale. Le Alpi hanno lavorato molto bene nel periodo natalizio, non si può dire la stessa cosa per gli Appennini. C'è un po' un rallentamento in generale sul mondo della montagna, e sicuramente questo sarà anche una riflessione per capire nei prossimi anni dove andare e quali tipi di turismi portare in queste destinazioni.